Eccoci qui di nuovo insieme per parlare di alchimia. Questa sera voglio affrontare un argomento particolare che sembra che esca un po' da quello che è il tracciato alchemico, ma in realtà ci sta dentro benissimo. Voi sapete che i tempi che stiamo vivendo sono dei tempi molto interessanti, si stanno facendo sempre più interessanti e questo periodo sembra che l'ombra in qualche maniera abbia sopravvento. Ovviamente questo fa parte dell'evoluzione, quindi ci sta, nel senso che va benissimo, ci sono dei periodi evolutivi in cui le forze oscure acquistano più vigore. Però, ripeto, fa parte del gioco. Voi sapete bene, l'abbiamo detto un sacco di volte, che alla fine quello che è fuori è dentro di me. L'ombra che io vedo fuori, i disagi che in qualche maniera vedo fuori di me, in realtà sono comunque cose che ho dentro. Quindi da questo lato potrei stare un po' tranquillo, nel senso che se inizio, come abbiamo già spiegato un sacco di volte, a fare un serio lavoro su di me, quindi se inizio a svegliarmi, l'esterno mi farà comunque sempre meno paura. Però io questa sera vorrei porvi questa domanda. Nelle vostre case ci sono dei luoghi sacri? Ci sono dei luoghi in cui regna il sacro? E per il sacro non intendo qualcosa che ha a che fare con la religione. Intendo proprio un richiamo ai mondi superiori. Quindi so che sono un'anima, mi ricordo che sono un'anima che sta facendo un percorso terreno oppure me lo sono dimenticato. Perché vi ho fatto la domanda, in casa vostra c'è qualcosa di sacro? Perché la casa dovrebbe essere il nostro luogo magico, il nostro spazio magico, in cui noi ritorniamo dopo magari una giornata di lavoro, dopo che abbiamo litigato col capo ufficio, che ci siamo arrabbiati per il traffico, che non siamo riusciti ad arrivare in tempo a un appuntamento. Ecco, quando noi torniamo a casa, quel luogo dovrebbe essere un luogo in cui ci si rigenera. Però non è sempre così. Un tempo, e parlo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, ma parlo ancora molto prima, quando l'uomo era più in contatto con le energie superiori. C'erano dei luoghi della casa o comunque degli ambienti in cui le persone vivevano che erano deputati al sacro. Quindi c'era chi ergeva degli altari, c'era chi aveva delle figure che riteneva sacre e qualche volta di fronte a queste figure magari si inginocchiava o comunque diceva una preghiera. Io vengo dalle campagne veronesi e in quei luoghi, io mi ricordo, c'erano i miei nonni che avevano della specie di altarini in casa, in cui c'erano le candele, i ceri votivi, poi magari qualche immagine di qualche santo. Ecco, questo era, diciamo, il retaggio di quello che si faceva un tempo, perché un tempo si dava molta importanza alle cose che c'erano nelle nostre case. Adesso, voi sapete, l'uomo si è evoluto. Si è voluto tantissimo, così sembra, e quindi non ha più bisogno di questo, quantomeno non pensa di avere più bisogno di questo, perché comunque non approva magari ciò che dice una data religione piuttosto che un'altra religione, e quindi ha tolto come posso spiegarmi, quei simboli che in realtà richiamano ai mondi superiori. E questo è qualcosa di pericoloso in questo periodo. Perché? Perché così l'ombra ha maggiormente gioco facile. Quindi quello che io vi esorto di fare è proprio quello di creare nella vostra casa uno spazio che potrebbe essere semplicemente una mensola oppure un tavolino, cioè uno spazio anche piccolo in cui voi metterete qualcosa che per voi richiama i mondi superiori. Quindi qualcosa
qualcosa che vi possa mettere in contatto con il divino come voi lo concepite, ovviamente. Quindi potrò mettere una candela, potrò mettere dell'incenso, potrò mettere un'immagine sacra, c'è un libro che per me è sacro, potrebbe essere una Bibbia, un Vangelo, un libro dei Salmi, un Corano, cioè ognuno poi a seconda della propria religione o comunque di ciò in cui crede. Però ecco, mettere qualcosa che richiami il sacro. Perché questo? Perché nel momento in cui io sono giù di vibrazioni, nel momento in cui magari sto male per dei motivi miei personali, anche il fatto stesso di passare semplicemente davanti a quel luogo, anche se io non ne ho la consapevolezza, però il passarci davanti già a livello energetico mi alza di vibrazioni. Vedete? Diciamo che l'ombra è molto astuta, lavora molto molto bene. Noi invece, come chi mi segue lo sa perché lo scrivo anche nei post oppure nei seminari che faccio, noi invece non siamo in grado di essere come lei, quindi non abbiamo così tanta volontà per lavorare verso la luce. Noi cosa facciamo? Allora, quando qualcosa non va, quando ci sembra che qualcosa non vada bene, critichiamo o comunque ci arrabbiamo nei confronti di queste forze, di queste cose che agiscono in un dato modo, invece di volgere la nostra attenzione al bello, volgere la nostra attenzione alla luce. Quindi come l'ombra lavora in una determinata maniera, così io dovrei essere in grado di lavorare nell'altra maniera. Ecco, quindi io veramente questa sera vi esorto a fare questa cosa. Create nelle vostre case uno spazio magico, un luogo in cui potete raccogliervi per una preghiera, per un pensiero di luce o semplicemente per un momento di raccoglimento. Provate a fare questa cosa. Voi sapete sempre che io vi dico non dovete credermi. Dovete sperimentare, quindi io vi esorto a sperimentare questa cosa. Provate a creare uno spazio magico nel luogo in cui abitate e poi provate a sentire se cambia qualcosa, se dentro di voi c'è qualcosa che cambia. Inizia ad esserci un'energia diversa, un'energia più di luce. Provate a farlo. Bene, io con questo suggerimento per stasera termino, vi esorto a seguirmi ancora, la mia rubrica continuerà per tutta giugno, dopodiché terminerò, però in ogni caso scriverò sempre qualcosa che riguarda l'alchimia nella pagina del Centro Stella Academy, quindi ogni martedì mi troverete comunque con un post, con qualcosa, per richiamare l'attenzione a quello che è il lavoro su di noi. Dopodiché noi comunque ci ritroveremo in autunno, perché poi inizieranno i corsi di alchimia pratica, troverete scritto tutto nella pagina del Centro Stella Academy, se volete mi potete poi seguire sul mio profilo Facebook, così come sulla mia pagina. E detto questo, io vi ringrazio, e ci vediamo martedì prossimo. Grazie e buona serata.